Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, come vedete, siamo alla DL con DL. Esatto, molto piacere. Grazie per avermi ospitato. E con Tommy. E come... adesso ti do anche la mano, vabbè. E come avrete letto dal titolo, oggi è proprio di Tommy che si parla. Perché Tommy, tra le varie cose che sa fare, è anche un bravissimo TikToker. Oh, sì. Facciamo pubblicità, finalmente. Sa fare tante cose, tra cui andare alle feste, diciamo. Sì, ma quello... di addio al celibato. E intrattenere alla grande, ma sa anche... fare tantissimi bei TikTok, ed è proprio dei TikTok di Thomas che oggi parliamo. Questo qui è il TikTok di Thomas Hungry. Ho visto qualcosina, ma ho detto non mi voglio spoilerare. Un paio te li ho mandati io. Un paio me li ha mandati Danny, ma ho detto non voglio spoilerarmi altro perché voglio farci il video, perché secondo me meritava un video dedicato questa cosa. È veramente un bravo TikToker, se avete modo andatelo a seguire. Ah, partiamo un attimo all'inizio, vediamo di cosa si tratta qui. Quando vuoi fai partire. Qui ancora avevi la barba da soldato. Da soldato? Non proprio, stavo dicendo quella, un po' da rabbino, però okay. soldato. Hai un morso? Dobbiamo far partire noi. Dimmi, ma questo è un behind the scenes. Tre. Hai visto che roba? Due, uno, vai. Ecco, mi do copyright con la musica. Hanno aspettato. 35 secondi. Cosa stai mangiando? Ma cosa stai questo, mangiando? Questo è, diciamo, un behind the scenes normale. Stavi testando la piattaforma. Ma cosa stai mangiando? Stavo mangiando un cornetto dopo una giornata a Torino piena di cibo. Una giornata a Torino piena di cibo. Io avevo capito una giornata di Torino. E era un chilogrammo di cornetto pieno di creme. Ah, ok. In un minuto. Palermitano, quindi un tributo al... Palermo. Alla forma del cannolo. No. Sono cose che capite se seguite tutti i video che stiamo facendo adesso. Esatto. Posso permettere una cosa? Qui... si parla di 3 anni fa, 4, prima del Covid. 2021. Si capisce dalla chiama bionda. 2021, quindi non è vero. 67 kg. Vediamo il buon Tommy come si spezza la schiena. Ma qua sono ancora TikTok morbidi. Sì, TikTok. Qui... vabbè, serve anche a noi anche come riscaldamento. Vabbè, ho fatto male, ma il tempo... Però... beh, ne ho visti di peggio, Beh. Sono comunque 197 kg, quindi niente male. Tu non li vuoi finire i TikTok, cioè tu esci prima. No, perché... se non li lavi sull'azione. Se non vedo roba che mi interessa veramente tanto, vado male. Questo però ha fatto un sacco di views. Ah, qui, ok. Qui è un ASMR per prendere anche il pubblico americano, l'hai fatto. Quanto è esatto, ok. L'ho fatto con un altro ASMR con... togliere. Fine così, fantastico. Non sono i TikTok che ti ho promesso. Non sono quelli che mi hai promesso. E del fisico! Ma forse qui c'è qualcosa che potrebbe soddisfare la nostra richiesta. Sì, e del fisico! Bianca cintura da powerlifter, perché sono un babbo fit. Bianca linea giacca. Ma che bentoso. Ui, attenzione! Sguardo sornione. Un bel... qua. Lì tutto avevo fatto 40. No, c'è una olio che hit in 24 ore. Una olio che hit di calorie tipo McFlurry. Top, buonissimo, il gelato, il miglior gelato che ci sia. Check del fisico. Viene la mia cintura e viene la mia. Ti sei veramente chiuso la cintura? Beh, sì. Sul pancione. Perché sennò mi cadeva. Tutto in queste 24 ore. 24 ore, avevi fatto quanto? 40.000 calorie? La barba bianca c'è, il pancione anche. 25.000. Ma a proposito di pancione, a proposito di pancione, no, è che è troppo sopra. Niente, no, andiamo avanti. Quindi prima il dovere e poi il piacere. Non so mai staccare 180 kg, a meno che... Altra marca è stata. Riesci a fare la stessa espressione in ogni morso. Uai! Guarda che giochi di camera. Porco due. In realtà la camera era statica, è stato un gioco di montaggio. Leggero, guarda. Troppo facile con gli slack my protein. Con gli slack. Troppo facile con gli slack. Attenzione, qui c'è anche il Dennis. Vediamo ma che mi cosa succede. Un po' di queste tresche in gioventù al Tagadà. Sì, ecco. Poi però, questa è una storia molto interessante. Ah, questa storia la conosco. Solo se hai visto il video. Allora forse me la sono persa. Una volta che infilai il mio dito in... No! Io eviterei. Ecco, quando infilai per la prima volta, grazie Cherry, quando infilai per la prima volta il dito nella torta... Ma è andato con l'indice lei? Eh sì, mi ricordo ancora.
e sono andato giù per il laghetto là che c'è da noi. Quando sono arrivato lì e ho fatto tutto quello che devo fare, sono tornato, c'era un mio amico che era un po' schizzato, peggio di me, mi ha preso la mano e ha iniziato a leccare il dito come fosse sporco di torta, appunto. Quando siamo tornati sotto il tendone che c'era la sagra, perché c'era una tendina, ho preso le patatine fritte, io ho iniziato a mangiare le patatine fritte con la stessa mano e poi mi fanno: ma guardate le dita, praticamente avevo le dita rosse, ma non ma che cosa dici? Vai avanti cura delle patatine fritte che stavano mangiando della torta. E comunque mio amico, quando l'ha scoperto, ha apprezzato. Non molto. Ah no. Però io mi sono divertito quella sera, insomma. Certo. Vorrei fare la stessa domanda alla ragazza. Salutiamo. Come si è la mia vicina di casa. Sì. Ma come? Bellissimo. Ma lavoro. Come? È possibile mangiare 1,5 kg di panino ripieno di pollo in meno di 15 minuti? No, sono abbastanza sicuro. Se sei normale, se no. Sei una persona normale. Lo scopriremo solo in 3, 2, 1. Time partito. OMG! Ah, il vecchio, il vecchio Tommy. E perde anche tempo lui, può permetterselo. Vecchie glorie. Solo lo mangio freddo, sta sempre una cabina. Questo è cerealini, è ancora più buono. Ovviamente, cioè, se non ti sporchi godi solo a metà. 42 minuti. Madonna Thomas, cioè riesci a imporcare qualsiasi cosa tu tocchi. Era sporco però. Ehi, era il panino che era sporco. Maledetto. Ma non siamo qui ancora per questo. Perché qui non era partita la tua vena da TikToker. Perché questi sono praticamente, esatto, dei contenuti di YouTube. Quando invece ha scoperto la piattaforma nella sua profondità, ha creato delle esclusive. Sì, e io sono qui proprio per queste. E ci crediate o no, il sottoscritto, oltre al cibo, ha tante altre passioni. E una di queste è la... Adesso stiamo entrando nel nuovo mondo dove scoprirete un Tommy doppiatore, narratore, che vi accompagnerà in un viaggio. Sceneggiatore anche, perché guarda che cambi camera. E regista tutto quanto da tutto, me. Tutto. No, e registra. Esatto. Bravo! Non male. E ci crediate o no, il sottoscritto, oltre al cibo, ha tante altre passioni. E una di queste è la Formula 1. Uno sport che ho sempre sognato di praticare fin da bambino. Sembra che stai leggendo tipo il saggio. Ma sai perché in realtà? Perché in realtà sti testi non è che li sono in memoria e me li leggo. E quindi non è facile leggere. Ah, immaginavo. Quindi... Pensavo invece che fosse tutto a memoria. No. Troppo difficile. Okay. Infatti se tu guardi alla fine della frase la cadenza, no? Quindi da bambino alla fine facevo. Ma perché a Gran Torto comunque abbiamo sta cadenza? Sì, è la tipica cadenza di Gran Torto che va a salire per poi scendere al punto. È una montagna russa Gran Torto. No, perché Gran Torto è una buca. Serio? Gran Torto una buca, non lo dicono per scherzare, perché praticamente quando arrivi a scavato Torto, sì, c'è una piccola... Un avvallamento. Sì, un avvallamento. Ok. Di qualche metro. Di qualche... Vivono 8000 cristiani in un... tipo in questo tavolo, di qualche metro. Hanno chiamato una ruspa che ha fatto un solo solco e in quel solco hanno fatto il supermercato, il municipio, la chiesa, il cimitero. E siamo sempre fresco, Ehi, si ricomponga, che se no la mando alla buca di Gran Torto a fare una brutta fine. Ogni volta che guardo lo sto tavolo mi verrà in mente Gran Torto. E visto e considerato che nella vita si vive una volta sola, oggi voli pindarici. Mi sono messo in testa l'idea di diventare un pilota. Dove hai trovato un casco del genere? Quindi mi sono messo alla ricerca di una macchina da Formula 1, speranzoso di trovare qualcosa di economico e pratico per iniziare questa nuova disciplina. E fortunatamente, dopo qualche secondo, ho trovato... Allora, intanto stai al tuo posto. Perché il reel dura solamente 48 minuti e non c'è niente di sbagliato. E qua c'è ancora un Tommy che sta sperimentando la piattaforma. Ma dopo troveremo il vero Tommy. Campus al modico prezzo di 10.000 euro o addirittura gratis nel caso fosse riuscito a distruggere una piccolissima food. Chi non mette? È TV Verità! Cioè, fallo vedere. Non l'avevo visto. Non serve che lo fai vedere. Appare mentre lo facciamo. Vendo il Renault Formula Campus. Gratis se riesci a mangiare il Big Boss.
più 2 kg. Ma che cazzo di un'occasione? Sì, ma non capisco cosa c'entra la Formula 1 con questa roba. Allora, intanto stai tranquillo che c'è una narrazione che ha il suo perché. E allora continuiamo nella narrazione. No, scusa, continui se c'è stato un annuncio del genere. No, assolutamente no. Lui era appassionato fin da bambino, ha trovato una Formula 1. Avendo già la vittoria in saccoccia, ho deciso di mettermi in viaggio verso la premio vendita, fermandomi come al solito alla Dublin, questa volta per festeggiare. La premio vendita? Che cazzo è la premio vendita? Perché una vendita è quel premio, nel senso che riesci a vincerla, sì, e allora è un premio e non la devi più pagare, premio vendita. Verso la premio vendita, fermandomi come al solito alla tua grill, questa volta per festeggiare anticipatamente la mia futura auto, con un bel calice di prosecco, per poi rimettermi in strada con il portafoglio vuoto, dato che non avrei avuto bisogno di soldi. Il mitico allora, portafoglio. Esatto. Memorizzate questo portafoglio, perché dopo arriverà. Ci tornerà utile. Ma sai una cosa, a parte gli scherzi, dovrebbe essere stato venduto proprio prima, alla modica cifra. No, fermo. Dicelo dopo. Diciamo alla fine, che dopo vedere. Sì. Va bene. Perché è scaduto prima l'asta. Di per portare a casa la Renault in questione. Una volta arrivato a destinazione ed aver esaminato con cura il mio nuovo giocattolino, mi sono presentato al cospetto del proprietario, che giustamente avendo avuto una generosa offerta di 10.000 euro da parte di un altro compratore, ha deciso di vendergli la sua Renault, infrangendo così i miei sogni. Non ho capito bene il brand. Ha deciso di vendergli la sua Renault, Renault è una branca nuova. Facendo così i miei sogni, scusandosi successivamente con il sottoscritto, offrendomi da bere all'interno del Boss Towers, un fast food casareggio. La marchettata a me va bene, non ho ma capito la che chiamate marchettata? Pubblicità. Cioè, non ho capito. È una DV, la marchettata sì, sì. Che danno dei soldi in nero e tu. Pubblicità. Non ho capito il nesso tra la Formula 1 e la DV. Beh, qua in realtà io sto dalla parte di Tommy, Io l'ho capita, nel senso, lui ha raccontato, ha fatto una storia, no? Per fare le pubblicità a questo locale che avevano questa macchina da Formula 1 fuori, lui ha raccontato. Ah, ok, quindi la macchina di Formula 1 era del era sua. Ok, ora è tutto di chiaro. Comprarla. Non avevo capito che la macchina Formula 1 l'avesse messa il proprietario a disposizione veramente per il video. Perché ha detto o 10.000 euro o la Renault. O mangi il panino, scusami. Questo pomeriggio ho deciso di improvvisarmi casalingo. Nuova intro, nuova comica. Sentiamo intanto. Però adesso che la cadenza è già più veloce. Sì. Pulendo casa e dopo aver lustrato a fondo l'ultima stanza, sono stato assalito da un grandissimo attacco di fame. Quindi, dopo lì sembrava che ti fossi cagato addosso. Un male al pancino che tornerà tra poco, penso. Tutta squattera, sono volato al sud. Mamma, che scena. Sono i TikToker della ricetta più quotata dagli italiani, ovvero la carbonara. E dopo aver acquistato la pasta, le uova e il formaggio pecorino, ho giustamente fatto una piccola sosta al bar adiacente per smorzare la fame con un piccolo aperitivo. Una volta arrivato giustamente in Veneto, se hai fame non mangi qualcosa, bevi uno spritz. A casa stanco e stremato dalla giornata, sbaglio sai qual è il problema? È quando lavoro l'audio in post produzione, no, se uso troppo riverbero mi mangia le n. Ah, è stato tolto lui in post produzione. Sì. Lui ha detto stanco, ma è partito uno stango. Mi l'hanno rubato. Dalla giornata di pulizie casalinghe, completamente svogliato di mettermi i fornelli, mi ti sono ascolto anche una G qui, perché è diventato svogliato. Fatto servizio di chef a domicilio, contattando un vecchio amico di fiducia che si è subito presentato a casa mia, volenteroso di cucinare la carbonara che tanto bramavo. Ricetta che comunque non avrebbe potuto preparare, visto che mi ero scordato di acquistare l'ingrediente principale, il guanciale. Il problema più grande però si presentò quando lo chef mi chiese di dargli fiducia, visto che ebbe la malsana idea di sostituire il salume in questione con una delle cose più disgustose sull'intero pianeta, ovvero gli insetti. Questo video l'ho visto, è quello della carbonara con gli insetti. Sì. Sono fighi, forse un pochino lunghi per la piattaforma, però adesso vogliono qualcosa di fast, però, ma verso la fine troveremo il fast. Però in realtà questi sono tutti strappolati dalla intro di YouTube. Ok. Finalmente, alla tenera età di 35 anni, mi sono innamorato di una ragazza conosciuta sui social. Oddio, sembra un angelo vestito di bianco. Ed era completamente vestito di nero. Su WhatsApp abbiamo deciso di incontrarci.
per la prima volta in un piccolo locale di Chiari in provincia di Brescia. Quindi, dopo una curata rasatura delle parti intime e aver indossato... Ma cosa hai usato per rasare le parti intime? Il coso che poi ho dato a Danny. No, scherzo, tu non l'ho mai usato. No, lo so, mi ha regalato un rasapalle. Saltando la solita tappa in autogrill. Ma autogrill ti dovrebbe dare tipo mezzo milione di euro. Io sarò sempre detto. Per tutte le volte che gli fai pubblicità. Terrare il nostro primo appuntamento. Certo. Una volta arrivato a destinazione, naturalmente con qualche ora di anticipo, ho pensato bene di attendere l'arrivo della mia dama, ordinando gin tonic per calmare la tensione. Incuriosito dallo stile del posto in cui mi trovavo e dopo aver ordinato il secondo giro di gin tonic, ho fatto amicizia con il titolare Ivan, il quale mi ha spiegato che nessun locale chiamato 2.0 si svolge... Qua parte tutto l'ADV? No, però devi saltare un attimo perché poi c'è, ti ricolleghi sul tutto. Ma io mi farei anche gli ADV. Con DJ di tutto il Triveneto e karaoke. Eventi che comunque... Te la saresti persa, vedi? Karaoke. Visto che ero entrato in questo locale solo ed esclusivamente per incontrare il vero amore. Ah, delicato! Un gentleman! No, perché per lui è il cuore. Attesa ed essere mescolato il decimo gin tonic, ho finalmente ricevuto un messaggio dalla mia amata, la quale si scusava per il mancato appuntamento, trovando una scusa a mio avviso più che insensata. Sconfortato, amareggiato. Effettivamente tra te e Machine Gun Kelly io sceglierei tutta la vita il buon Tommy. Tra l'altro tra i tag Megan Fox e Thomas Shelby. Non so il motivo. Thomas Shelby. Vero. Forse è stato messo per errore. Ma va bene Thomas Shelby. Posso mettere Thomas Shelby, non sei riuscito a una. Vabbè, abbiamo buttato in mezzo anche Peaky Blinders. Però va bene, secondo me. Come sceneggiatura ci starebbe all'estate. Thomas Shelby. Ed aver letto accuratamente ad alta voce tutti i panini del menù di questo locale, per colpa di una piccola incomprensione da parte di Ivan, mi sono magicamente trovato camera, Madonna. Tutto il cibo da me elencato. È falso, come è possibile? Un montaggio analogico, come sui film di Fantozzi, ti ricordi? Finiamo, visto che stiamo tirando un po' per le lunghe, con il TikTok, secondo me, più bello. Più gettonato. Di Thomas. Ciao, sono appena tornata dalla mia festa di compleanno in spiaggia e mi sono risvegliata con questo pancione. Non ho idea di cosa sia successo, sto solo buttando male la patatina. Fine. No, no, ce n'è un altro, quello del portafoglio. No, l'ho cancellato. Oh, perché? Non so perché l'ho cancellato. Era bellissimo. Ma che roba, mi ha fatto morire da ridere. Perché l'ho cancellato? Non lo so, sinceramente. Vorremmo scoprire qua quanto hai venduto il portafoglio. Era molto bello. Allora, praticamente, ha fatto un reel. Vado a prendere il telefono. Sì. Ha fatto un reel, Tommy, dove diceva che avrebbe venduto il suo vecchio portafoglio, logore ovviamente utilizzato in anni e anni di avventure, magari tra più e... L'ho visto! Abbiamo una groupie del buon Thomas, esatto. Shelby. E insomma, lo metteva in vendita su eBay per vedere quanti soldi sarebbe riuscito a realizzare con un oggetto a lui partenuto. E dopo si chiudeva con: perché se mi comprate il portafoglio, comincio a vendere anche le budande sporche. E mi faceva un sacco ridere. Proviamo a spararvi i prezzi. Ah, perché l'hai messo in vendita davvero alla sì, fine? Sì, è scaduto adesso. Secondo me l'hai venduto a 18 euro. No, no, dai. Spara una cifra. 88. Secondo me ci sei arrivato a 100 euro. Porco, 151 euro! E salutiamo Step 30 per aver acquistato. Step. Questo Cristiano ha pagato 151 euro. Io sono molto fiero di te perché il collezionismo dei feticci è molto vivo. Io c'ho, se può interessarti... Io mi sono cagato addosso ieri sera. Se questo video arriva a 20.000 like, il prossimo video... reagiremo al mio TikTok. Oh, clicca. Tommy si arrabbia e mette in vendita anche le budande.